È stata una settimana molto intensa, dicevamo, sul profilo dell'ordine pubblico per quanto riguarda i provvedimenti. Il riferimento è a quanto è accaduto proprio domenica scorsa sull'autostrada del Sole, la stretta adesso nei confronti del tifo violento. Le sanzioni personali potrebbero arrivare a breve, ma come annunciato nei giorni passati, il ministro Piantedosi ha firmato ieri il provvedimento che vieta le trasferte per 2 mesi a tutti i tifosi di Roma e Napoli. Dopo gli scontri tra ultras fuori e dentro l'autogrill di Badia Alpino una settimana fa, più di 500 persone che con volti travisati e bastoni in mano si picchiano tra le corsie dell'autostrada, settori ospiti chiusi per i supporter delle due squadre fino al prossimo 15 marzo. Ma non è tutto, perché nello stesso dispositivo si legge che in considerazione della gravità degli episodi di violenza avvenuti non potranno acquistare il biglietto negli stadi in cui giocheranno Roma e Napoli, nemmeno i residenti delle due città che vogliono assistere alle gare in qualsiasi altro settore dello stadio. La decisione è stata presa in un'ottica di prevenzione, dice il ministro degli interni dalle colonne del Messaggero, per evitare che altri episodi simili si possano ripetere. Più in generale, aggiunge Piantedosi, rafforzeremo le valutazioni anche in relazione ai rischi legati agli spostamenti delle varie tifoserie sul territorio nazionale. In sostanza, la chiusura delle curve dei settori ospiti di Roma e Napoli, che è un unico precedente, il divieto di trasferta di 3 mesi comminato ai tifosi dell'Atalanta dopo gli scontri del 2014 al termine della gara contro la Roma, potrebbe non essere l'unico provvedimento preso per evitare che la storia possa di nuovo ripetersi. Dopo i provvedimenti collettivi arriveranno però anche quelli individuali. Il lavoro degli investigatori, la visione di tutti, filmati per dare un nome ai volti coperti dei responsabili degli scontri, prosegue e nelle prossime settimane arriveranno altre denunce e i primi DASPO, i divieti di partecipazione alle manifestazioni sportive. Ma il lavoro di Piantedosi nel prossimo futuro non si limiterà agli stadi. Il ministro ha infatti annunciato di aver pianificato controlli straordinari nelle città ed è al lavoro anche per istituire o rafforzare presidi di polizia nei pressi dei principali ospedali.